Buongiorno, il vertice si è concluso da poco, vertice per sicurezza pubblica, qui per la prima volta ha partecipato la ministra Luciana Lamorgese con il capo della polizia Lamberto Giannini, come dicevamo. Si è parlato di TAV ma non solo, è stato un incontro, un intervento con al centro proprio la questione sicurezza a Torino e provincia. La ministra ha detto Torino è una città sicura, ma sulla TAV c'era l'ipotesi di una nuova strategia delle forze dell'ordine dopo gli ultimi scontri di una decina di giorni fa. La ministra ha detto che sulla strategia ci sarà ancora un tavolo con i vertici locali, ma ha parlato soprattutto di moderazione. È stata questa la parola chiave al centro dell'incontro, una moderazione anche di fronte a atteggiamenti aggressivi, una risposta democratica in ogni caso. Un metodo che viene confermato anche su altri aspetti, come quello degli sgomberi. La ministra ha elencato i vari sgomberi a Torino, dei casi recenti, in particolare quello del MOI, e ha parlato di metodo Torino, un metodo che verrà rafforzato anche con il rafforzamento della pianta organica della forza di polizia. Si parla di 100 nuove unità nei prossimi anni. Ma sentiamo direttamente le parole della ministra Luciana Lamorgese dalla sua conferenza stampa. Ci vuole molta moderazione, perché a fronte di comportamenti aggressivi bisogna avere anche il modo di reagire tipico di chi vuole portare avanti un concetto di legalità, e la legalità si porta avanti sempre con comportamenti che sono portati alla moderazione e mai a una risposta aggressiva. L'attività degli sgombri è stata un'attività importante, perché se noi consideriamo a quello che è stato lo sgombro MOI, che è in due anni praticamente 1000 persone hanno trovato una soluzione anche abitativa, e insieme a loro è stato possibile portare avanti un progetto anche di integrazione della popolazione. Sul metodo Torino la ministra ha riconosciuto anche il lavoro della sindaca Chiara Appendino, che era presente in conferenza stampa, ma dall'altra parte, fuori dalla prefettura, c'erano gli attivisti no TAV. Era previsto, era annunciato un presidio in Piazza Castello, non è stato così perché Piazza Castello era sorvegliata, tutti gli accessi erano chiusi dalle forze di polizia e gli attivisti sono stati limitati in via Pietro Micca. Da Piazza Castello è tutto, la linea può tornare allo studio.